Buongiorno, questo è un video pointless perché sto facendo il setup del nuovo computer, l'ho appena acceso, c'è infatti ancora tutta la plastica appiccicata sopra. È un computerino molto molto carino perché è un computerino molto molto, come dire, molto alla moda perché è viola. Io in realtà non lo volevo viola, lo volevo dorato perché mi piace di più il dorato, lo volevo un po' glitzy. Come spesso le mie unghie, lo volevo con lo smalto dorato, però non era disponibile. E io ho sempre dei problemi al momento di comprare un nuovo computer perché necessariamente ho bisogno. Io sono una persona che scrive tanto, quindi per me la tastiera è importante. E da una parte ho bisogno decisamente di una tastiera che sia confortevole per le mie dita e dall'altra ho bisogno di una tastiera possibilmente con i tasti ordinati secondo gli standard italiani. Per esempio le tastiere tedesche differiscono dagli standard italiani di due o tre tasti. Mi sembra la Y si trova in un'altra posizione, la Z anche si trova in un'altra posizione. E io potrei abituarmi chiaramente ai tasti, alla differenza di posizione tra un tasto e l'altro, però poi il problema con la tastiera tedesca sono gli accenti, non ci sono gli accenti italiani e questo chiaramente per me è un problema. Perciò in genere quando devo comprare un computer vado in Italia e prendo un computerino italiano e poi però vengo in Germania, quindi al momento dell'installazione primaria, al momento dell'installazione primordiale, ossia quando accendo il computer la prima volta e in questo caso Windows 7 incomincia a farmi domande di tutti i tipi, domande del tipo in che time zone ti trovi, vabbè, in che time zone mi trovo lo so più o meno, mi trovo nella time zone compresa tra Berlino e Roma e va bene, però quando incomincia a chiedermi in che lingua vuoi che sia installato Windows numero 7, allora dell'italiano non mi interessa granché, allora vorrei che la lingua fosse l'inglese, però poi penso e se succede qualcosa al computer, se non riesco a trovare un tecnico qui in Germania, allora mi serve un tecnico in Italia, se mi succede qualcosa al computer mentre sono in Italia, allora mi serve che la lingua sia l'italiano perché il tecnico italiano è. Vabbè, il tecnico abruzzese magari ci azzecca poco con l'inglese, in realtà non è vero, in realtà ci azzeccano i tecnici con l'inglese, però ecco, insomma non si sa mai, a me è capitato anche che non ci azzeccassero, allora vorrei che la lingua fosse l'inglese, penso dentro di me, vabbè, scegliamo l'inglese perché l'inglese va bene in ogni caso, però poi penso ai tecnici tedeschi che anche così così focalizzati sull'inglese, tutto sommato non sono. E allora penso, ma forse dovrei installare come lingua per Windows numero 7 il tedesco, perché se succede qualcosa al computer mentre sono in Germania, perlomeno le operazioni sono più veloci se tutto si svolge in lingua tedesca. E però poi penso, sì, però per me, a me, io mi trovo abbastanza confortevolmente con l'italiano, quindi tutto sommato anche l'italiano è la mia lingua madre, ma forse dovrei mettere l'italiano e seleziono diverse lingue, mentre seleziono diverse lingue, c'è sempre questo monito molto molto che mi fa molta molta paura perché Windows mi scrive il monito il monito, non il monitor, a lettere cubitali, ricorda che una volta installata la lingua non potrai cambiarla in seguito e questo veramente mi mette a disagio, questo mi fa sudare le ascelle, come dire. E infatti per questo mi trovo in questo appartamento, mi trovo in questo appartamento perché volevo che ci fosse, per me è un po' come salire in macchina per la prima volta, salire sulla macchina nuova, ecco io essendo femmina salendo sulla macchina nuova sono un po' impedita, sono un po' legnosa e la stessa cosa è con il computer, poi io sono una persona che prende gran dimestichezza con gli oggetti tecnologici perché dopo un po' incomincio a viverci veramente in simbiosi, quindi di fronte ad un panico iniziale, che è il panico del non è il panico dello sconosciuto, a me non fa paura la tecnologia,
mi faccio paura io perché io so di essere una persona che dorme in piedi, so di essere una persona che a volte è lenta, io sono veramente lenta a realizzare le cose, voglio dire, ho tutte le informazioni memorizzate nel cervello, però a volte richiamando le informazioni nella memoria del mio cervello, le informazioni arrivano 20 minuti dopo, mezz'ora dopo, 3 giorni dopo e nel frattempo uno fa degli errori, ecco. E quindi io so questo about me, so questo su di me. E perciò mi preoccupo e mi spavento la prima volta quando ho a che fare con un oggetto nuovo. Quindi, ripeto, non è una paura della tecnologia. Io assolutamente con i computer, con i telefoni cellulari, con le macchine fotografiche, con le videocamere, per usare un verbo della mia regione, per usare un verbo abruzzese, io con queste cose vricio. Vriciare. Significa andare veramente bene, andare veramente d'accordo con queste cose. Vado piuttosto d'accordo con queste cose, però il momento iniziale, come anche con le persone, il momento iniziale tra me e le persone dura, diciamo, i primi 15 anni di un'amicizia con una persona, per me è veramente problematica, nel senso che ho molti problemi di adattamento, molti problemi di fraintendimenti, molti problemi di fastidi diffusi da parte mia e da parte delle altre persone. Poi, passati i primi 15 anni, tutto va bene, si va d'amore e d'accordo. Però ecco, nei primi 15 anni di relazione tra me e i colleghi di lavoro, tra me e le persone che abitano a casa con me, tra me e i familiari, tra me e i migliori amici, ecco, ci deve essere un lasso di tempo che dura da 5, 10, 15 anni. Si va di 5 anni in 5 anni, è come in un videogame, ogni 5 anni si supera un livello e dopo i primi 15 anni diciamo che c'è la fiducia necessaria, diciamo che c'è la situazione mentale di relax adatta ad avere a che fare bene l'uno con l'altro. E la stessa cosa la vivo anche con gli oggetti tecnologici, solo con gli oggetti tecnologici non c'è un lasso di tempo di 15 anni per fare amicizia, ma il lasso di tempo è più corto. E ripeto, poi c'è una simbiosi, che è una simbiosi molto molto stretta, voglio dire, io e il mio computer siamo molto più amici che ne so. Che io è il mio blush preferito, ecco. Diciamo, ho un rapporto molto più intimo con il mio computer che non con i miei trucchi, sebbene anche con i trucchi io abbia un rapporto molto molto intimo. Dunque, chiaramente sto parlando un po' in modalità occheggiante, e lo sto facendo apposta, lo sto facendo come siparietto cabarettistico, lo sto facendo perché mi faccio ridere da sola, io qui impalata di fronte alle domande che mi fa Windows numero 7 e io che mi dispero, ripeto, ho un moto di sudore ascellare nel rispondere a queste domande. Sto aspettando infatti che torni Stefan, sto aspettando che torni Stefan per chiedere direttamente a lui cosa c'è, quali sono le soluzioni migliori. Comunque adesso credo di aver scelto la lingua che voglio per il mio computer. E il mio computer si trova in questo momento sul suolo tedesco, sul suolo tedesco, però è un computer che appartiene ad una persona italiana, è un computer che necessita di una tastiera italiana e che scriverà per lo più in italiano, anche in inglese, ma anche in italiano. E però tutto sommato è un computer che vuole essere europeo e che quindi in quanto europeo vorrebbe essere selezionato, vorrebbe essere stabile, su una lingua da me selezionata che vorrebbe essere British English. Però nel momento, infatti ho scelto British English, però non sono completamente sicura perché penso se succede qualcosa, perché io ho a che fare spesso con i tecnici di computer e i tecnici di computer a volte sono molto molto rapidi a capire le cose perché si muovono in un ambiente che conoscono, però a volte basta che gli cambi una parola e non è più tutto così automatico.
E quindi boh, non lo so, diciamo che niente, non diciamo niente perché non voglio involontariamente offendere le categorie, perché qui voi sapete su YouTube qualunque cosa si dica, se io adesso dico ho sonno, si offendono 35 categorie, si offende la categoria di quelli che stanno svegli sempre durante tutto il giorno, si offende la categoria di quelli che in italiano non dicono quando sbadigliano, ma dicono un'altra cosa, si offendono tante categorie, qualunque cosa si faccia su YouTube. Se io adesso faccio con l'unghia così, zac, si offende la categoria dei limatori del legno, non lo so, si offendono tutti, qualunque cosa si faccia su YouTube, quindi non è mia intenzione urtare la categoria dei tecnici di computer, con i quali anzi io vado molto d'accordo, ci vado molto d'accordo, però appunto so che qualche volta vengono messi in crisi da non nulla, certe volte legati alla lingua, certe volte anche no, insomma dipende da persona a persona. Chiaramente i tecnici di computer sono persone perfettamente umane, non sono androidi, e quindi può capitare il tecnico che sta di cattivo umore, può capitare il tecnico che va a velocità avanzata e quindi si trova in una giornata in cui si sente particolarmente sveglio, può capitare qualunque genere di tecnico, può capitare il tecnico che dorme in piedi come me. E quindi siamo due che dormono in piedi, possono capitare tante cose. E niente, questo è un video pointless, giusto così, mentre aspetto Stefan che torni e che mi cavi fuori da questa situazione in cui Windows numero 7 mi fa le domande e io so rispondere, ma non mi sento sicura. È fantastico, mi sento veramente come all'esame di maturità, come all'esame della patente, come insomma di fronte ad alcuni esami che ho dovuto sostenere durante la mia vita, esami di cui tutto sommato non mi interessava niente. Ecco, Stefano, è tornato Stefano. Ciao Stefano! Ciao!